Questo programma è realizzato in collaborazione con Buonasera e ben ritrovati ai nostri telespettatori. La luminosità che ci circonda e le immagini straordinarie che vedrete nel corso di questa conversazione mi fanno subito fare una precisazione, che ovviamente andiamo in onda questa sera, che è venerdì, ma la puntata ci ha portato in trasferta nel corso di questa giornata in Val di Fassa, al rifugio Ciampolin, che si trova sostanzialmente fra Canazei e il Passo Pordoi, in una giornata splendida, inutile che aggiunga altro, le immagini parlano di più e dicono di più di quello che posso descrivere io, freddo sì, giusto, che ci vuole, piste che sono perfette e siamo nel pieno della stagione turistica invernale. È un ulteriore passaggio di quel percorso che ormai da più mesi abbiamo portato avanti percorrendo il Trentino occidentale e il Trentino orientale a capire come si stava preparandosi alla stagione turistica invernale, cosa si stava facendo, quali erano le proposte di un pianeta neve, che questo si riconforma e riconferma, e lo avremo modo di dire con i miei ospiti che vado fra pochissimo a presentarvi, anche in questa circostanza un pianeta neve, dicevo, assolutamente all'altezza della situazione, efficiente, che ha dovuto anche affrontare, ma l'ha superate, qualche difficoltà, insomma, che sono venute, come sappiamo tutti, molto se ne è parlato, da queste bizzarre condizioni meteorologiche. Ma i turisti, i visitatori e gli sciatori che ci sono sulle piste ieri, oggi e io penso anche domani, ovvero nei prossimi due mesi che abbiamo davanti, non fanno altro che esprimere una grande soddisfazione. Bene, dicevo, siamo all'interno del rifugio Ciampolin e le immagini che vi inquadrano e che andate a vedere sono viceversa l'esterno di questo rifugio, e sono insieme ad Andrea Weiss, direttore della PT della Valle di Fassa, grazie Andrea, insieme a Giuseppe Zorzi del consorzio Lusia San Pellegrino, grazie Giuseppe, e Elisa Maccani, che è del consorzio impianti della Valle di Fassa, grazie. Buongiorno. Elisa, allora, dicevo che basterebbe fermarsi qua e dare evidentemente la parola alle immagini. Diciamo che facciamo un flash, no, su come sta andando. Ho fatto già io riferimento che abbiamo avuto, tu Andrea sei venuto, ricordo bene, a una puntata, una delle puntate di inizio novembre, sì, nel quale cominciavamo a proiettare lo sguardo, ma come il mercato, no? Esatto. C'era in ballo quello ski pass di Modena, che praticamente è un po' l'appuntamento la tradizionale sera a livello nazionale per quanto riguarda poi l'avvio della stagione turistica. Si cercava, no, di misurare il polso, è vero che c'era più fiducia, come dicevamo in quella circostanza, c'è voglia di montagna. Allora, come sta andando, Andrea? Ma sicuramente ci eravamo lasciati con una grande aspettativa, no? Si fiutava nell'aria una grande voglia di neve, di vacanza invernale, di godere delle nostre Dolomiti e anche dello sci, no? Sicuramente abbiamo dovuto affrontare una situazione critica sotto, diciamo, le feste e l'avvio della stagione, non è stato dei più facili proprio per l'assenza di neve naturale. Devo dire che le persone che hanno comunque scelto di fare vacanza hanno espresso soddisfazione per il lavoro che è stato fatto per preparare le piste, per mettere nella condizione di sciare i nostri ospiti. Sicuramente abbiamo un po' sofferto, soprattutto per quel che riguarda quei mercati esteri che avevamo, come dire, visionato e prospettato ad ottobre, dove questa condizione ci ha un po' penalizzati. Ora abbiamo ritrovato la miglior condizione, perciò penso che quella flessione che
comunque è una flessione che possiamo valutare nell'ordine di un 5%. Mi auguro di poterla recuperare nel mese di febbraio e di marzo, dove abbiamo buoni segnali per quel che riguarda le prenotazioni sia dal mercato nazionale sia dal mercato estero. L'internazionalizzazione, scusa Andrea, prego, è sempre stato un punto di forza, no? Per quanto riguarda la Val di Fassa. Sì, noi abbiamo lavorato in passato tantissimo sul turismo anche intermediato, no? Avevamo costruito anche una roccaforte nei paesi dell'est, nei paesi del nord Europa, eravamo fra virgolette anche i leader del mercato russo, un mercato russo che è stato penalizzato dalle sanzioni e anche dalla perdita di valore del rublo, no? Perciò soprattutto in questo periodo di metà gennaio mancano questi nostri ospiti e mi auguro che questa situazione trovi una soluzione anche per poter capitalizzare questo lavoro che è stato fatto in passato a livello promozionale. Giuseppe, anche te, lo sguardo, luce a San Pellegrino. E dunque anche noi abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio, chiaramente per le condizioni meteorologiche, non ha fatto pochissimi giorni di freddo. Abbiamo avuto un po', il nostro consorzio è stato un po' diviso in due, diciamo, no? C'è stata la zona di Lusia Bellamonte, in cui siamo riusciti ad approfittare in quei 4-5 giorni di freddo intenso che c'è stato, siamo riusciti a approfittarne e siamo riusciti a fare parecchia neve, siamo riusciti a dare già per l'Immacolata il collegamento con Bellamonte e innevare le piste principali. Passo San Pellegrino ha avuto maggiori difficoltà rispetto all'Alpe di Lusia, perché lì c'è stato vento anche in quelle giornate di freddo, hanno avuto delle condizioni meno favorevoli delle nostre, ci hanno messo qualcosa di in più a fare la neve, però anche loro sono riusciti a fare il collegamento tra San Pellegrino e Falcade e questo è stato fondamentale. Il nostro consorzio in questo momento sta andando abbastanza bene, abbiamo un leggero calo che è attorno al 4-5% in generale, sia tra Alpi di Lusia che Passo San Pellegrino e Falcade, e siamo moderatamente soddisfatti, anche se soprattutto vedendo alcuni colleghi, alcune valli a noi vicine che sono invece in maggiore difficoltà. Beh, teniamo sempre conto come si è dovuto poi entrare dentro la stagione turistica invernale, lo ricordava anche Andrea prima, e quindi superare queste difficoltà e tenere. Il mercato italiano, fra l'altro, vi ha risposto bene durante le festività anche? Sì, il mercato italiano ha risposto molto bene, le feste di Natale, le vacanze di Natale sono andate bene, abbiamo avuto un grosso afflusso nella zona della Bassa Val di Fassa, ma io credo anche in tutta anche nel resto, e quindi abbiamo sicuramente la risposta è stata positiva. Siamo un po' più preoccupati per le settimane bianche da qua in poi, perché lì è più rivolto verso le settimane bianche, sono più rivolte verso il mercato straniero, e quindi lì siamo un po' più preoccupati, perché le difficoltà iniziali comunque... Vabbè, speriamo tempo tenga, che permetta evidentemente col freddo che abbiamo riscontrato oggi di poter anche... No, devo dire anche comunque che in questo momento, questa è una cosa che va detta e anche ripetuta diverse volte, oramai abbiamo una sciabilità che è al 100% sì, su tutte le piste, e quindi ci sono proprio le condizioni ottimali per sciare. Elisa, anche tu che hai lo sguardo più complessivo, fra l'altro tu sei tornata... Penso da poche ore, no? Da un tour piuttosto impegnativo, poi ne parleremo fra l'altro del Super Ski Dolomiti. Siete stati in Austria a fare questo? È stato fatto un viaggio studio che viene organizzato regolarmente da Super Ski tutti gli anni per verificare, vedere cosa offrono le località competitor del Super Ski all'estero. Sì. Che impressione hai? Per quanto riguarda la Val di Fassa, il consorzio Fassa Carezza, quello che è stato l'andamento dell'avvio di stagione, ovviamente c'è stata una flessione iniziale, abbiamo avuto difficoltà di innevamento perché appunto le società sono state molto, molto sollecitate, impegnate nella realizzazione del manto bianco.
Durante le vacanze di Natale, Natale Capodanno, c'è stata senz'altro una flessione. Abbiamo avuto però una forte richiesta anche da ospiti non sciatori, gente che comunque voleva frequentare la quota, la montagna, per un discorso di benessere psicofisico, per scappare dall'inquinamento delle città, per cui stiamo recuperando lentamente, e nell'ultima settimana anche le vendite sono andate abbastanza bene, per cui diciamo che siamo sui risultati dell'anno scorso in questo momento, in questa fase di stagione. Trattandosi di una stagione così compatta quest'anno, perché l'inverno terminerà appunto il 2 di aprile, siamo anche moderatamente positivi e fiduciosi verso il percorso. Senti Elisa, poi lo chiedo anche a voi, prendo spunto da una battuta che hai fatto, che conferma sostanzialmente che c'era questo desiderio di montagna d'inverno, insomma, sì, no? Sì. E questo mi fa anche dire, il prodotto sì rimane centrale, tu vieni da questo tour, assolutamente, assolutamente, e quindi sì. Qui, e poi veniamo fra un secondo anche a dire ancora una volta quelli che sono stati gli investimenti, l'impegno. Io lo dico questo anche nei confronti dei cortesi telespettatori nostri, no? Che la trasmissione parla di turismo, dà informazione, comunica con le voci di ospiti come voi, comunica con le immagini, e io sono convinto che ciò è utile e necessario, innanzitutto perché io credo che è un nostro dovere, io dico nostro perché dobbiamo far parte di questa squadra, di questa macchina organizzativa, di una risorsa che è sempre più centrale, no, Andrea, all'interno dello sviluppo di questa provincia, dare informazione non solo agli operatori, ma io dico sempre che se abbiamo qualche telespettatore come lo abbiamo, che sostanzialmente ci segue, ma che non è un addetto ai lavori, è un'informazione utile di far capire come stanno le cose, quello che si sta facendo all'interno di un territorio come quello trentino per quanto riguarda il turismo e attraverso i suoi protagonisti. Chiudo questa parentesi, ma ritorno a Elisa, che quindi montagna d'inverno l'avete sentita frequentando, interloquendo con i nostri visitatori, ma mi fa domandare quindi quanto sia importante però anche, sì lo sì, perché il prodotto sì rimane centrale, quindi gli investimenti sono essenziali, ma probabilmente cambia anche il prodotto, insomma, dell'offerta neve. Eh? Sì, la nostra sensazione è un po' dovuta anche al grosso investimento che è stato fatto quest'inverno nella zona dell'Alta Val di Fassa, mi riferisco soprattutto al nuovo impianto, alla Doleda, impianti funiviari. La nostra sensazione è che la montagna, non solo il prodotto sci, un prodotto che è già affermato, ma la montagna in sé ha un ruolo assolutamente centrale nel panorama invernale. I collegamenti senz'altro diventano sempre più strategici. Quest'inverno, quest'autunno poi abbiamo avuto diciamo l'effetto novità. Quello che ci ha aiutato nella comunicazione è stato proprio il lancio di questo nuovo impianto, che ha compensato in parte la mancanza della dama bianca, insomma la presenza della neve. Ma il prodotto neve, insomma. Sì, quando noi parliamo che questa flessione lieve è comunque legata ai mercati esteri, questo significa che c'è una centralità della motivazione legata allo sci alpino. La Val di Fassa sta competendo con le principali destinazioni europee proprio in virtù degli investimenti che sono stati fatti in questi anni per quel che riguarda proprio il settore impiantistico, perché abbiamo investito tanto. Il contesto naturale è chiaramente straordinario, no? Perciò, come diceva Elisa, c'è anche una domanda nuova di persone che vogliono salire in quota per godere del paesaggio, per godere dell'ambiente, no? Perciò sicuramente dovremo tenerne conto, dovremo anche avviare delle nuove proposte per questa domanda. Però, ripeto, sono mancati degli ospiti stranieri che erano attratti proprio dal grande Caroselli, dalla grande offerta, dall'offerta qualificata. Abbiamo
ancora sviluppato ulteriormente la competizione legata allo sci con questi nuovi impianti, no? Impianti straordinari che hanno, per quel che riguarda la Doleda Col dei Rossi, hanno spostato il baricentro del Sella Ronda fino a metà valle, no? Delle situazioni che attendavamo da tantissimi anni, perciò credo che come dire, il ritorno di questi investimenti lo misureremo anche nei prossimi anni. Sicuramente dobbiamo tener conto anche della voglia di ambiente, della voglia di montagna che c'è, no? Soprattutto per le persone che abitano nei grandi centri urbani e che vedono le Dolomiti come un arcipelago di benessere, no? Noi un paio d'anni fa avevamo fatto una campagna proprio di comunicazione dove accanto all'immagine della Val di Fassa esprimevamo un concetto aria buona, no? Aria buona per camminare, per sciare, per godere della natura. Probabilmente quel concetto viene sempre più riconosciuto da parte della clientela nazionale e probabilmente avremo modo anche di sviluppare delle offerte per i nostri ospiti esteri. Giuseppe, mi ricollego a questo percorso ancora una volta. Prima della stagione turistica invernale ne abbiamo parlato in altre circostanze, degli investimenti che sono stati fatti, no? Per garantire che questo pianeta neve, come lo definiamo sempre, possa funzionare al meglio, perché comunque colui che viene a sciare fa la differenza, nel senso o trova la funzionalità, l'efficienza, e credo che qui c'è un dato che è indiscutibile. Qui avete citato di Striscio, io voglio recuperarli, due investimenti importantissimi. Parliamo di quello fra Alba e Col dei Rossi, che vuol dire da 1500 metri fino a 2004, sì, esatto. 5 minuti. Questa è una doppia funivia monocabina, va e vieni, vuol dire cioè due cabine da 100 persone l'una che in 5 minuti ti portano dentro il Sella Ronda. Cioè una straordinaria, credo, carta di credito, se posso così dire, che probabilmente è stata conosciuta. E Giuseppe, voi avete avuto, ma mica poco tempo fa, avete aperto, è stato inaugurato e a scavalco di quel comprensorio sciistico fra Trentino e Veneto, l'impianto che da Falcarve porta alla zona? Alle Buse. Alle Buse. Sì. Quindi voglio dire, sì, volevo infatti sentire, sono impianti che vanno a rendere fra l'altro sempre di più la schiarea, no? A rafforzare, sì, la schiarea, allargarla, farla, sì, fare questo discorso intervallivo di cui diceva Andrea, no, Giuseppe? Infatti, come accennavi tu prima, il viaggio che è stato fatto anche in Austria, abbiamo visto che i nostri concorrenti austriaci sono molto forti, camminano su questo, stanno facendo investimenti fortissimi sia a livello di impianti a fune sia a livello di innevamento artificiale, per cui diventano sempre più competitivi. Anche noi però quest'anno, come hai accennato tu adesso, è stato fatto nel nostro consorzio questo nuovo impianto di arroccamento che da Falcade porta alle Buse. È una telecabina a 8 posti, ha una portata di 2400 persone ore, un dislivello di 600 metri. È un impianto molto moderno, molto veloce, che porta nel cuore della zona di sciistica di Falcade. È andato a sostituire una seggiovia ad agganciamento automatico, che era una, tra il resto, era una delle primissime seggiovie ad agganciamento automatico che erano state costruite nell'85, e è andato a sostituirla, e quindi adesso Falcade è dotata veramente di un impianto moderno che la può veramente rilanciare e spingere la propria schiarea ad avere degli incrementi anche importanti. Elisa, schiare è fondamentale, no? E poi vorrei che mi diceste una battuta rispetto poi anche allo ski pass, insomma, no? Molto se ne è discusso qui. Stiamo parlando fra l'altro della collaborazione fra Val di Fassa, Val di Fiemme e San Martino. A proposito, credo di non sbagliare molto, Andrea, che queste tre zone, sì, se così posso dire, per quanto riguarda la stagione turistica invernale, sommano oltre il 34% di arrivi e, se non sbaglio, il 38% di presenze, quindi cuore pulsante, insomma, del bilancio turistico complessivo. Ma volevo sentirti, schiare e ski pass. Sì, per quanto riguarda anche gli investimenti sulla funifor
Alba Col dei Rossi, questo impianto è stato pensato, è stato voluto dalla SIC, dalla Società Impianti a Funi di Canazei, già più di 10 anni fa, era già ritenuto importante perché è proprio un impianto di collegamento tra due schiare importantissime, no? In Val di Fassa, la zona del Ciampace e del Buffaure, che si collegano finalmente con l'anello della Sella Ronda. L'impianto, come appunto diceva, si tratta di un impianto Funifor, una chicca a livello tecnologico ma anche a livello architettonico, una struttura molto leggera con due stazioni a valle e a monte, sostanzialmente incassate nel terreno, che si sposano benissimo con quello che è l'ambiente e il panorama circostante. Questo impianto lavora nei due sensi di marcia, ha due cabine che agiscono appunto indipendentemente una dall'altra, di fatto sono due funivie in una, ed è stato scelto dalla società impianti e per la stabilità al vento, quindi la possibilità proprio di mantenere il collegamento, di garantirlo anche in condizioni meteo difficili, ma anche per un discorso di soccorso in linea, di garanzia in occasione di soccorso. La Doleda costituisce l'anello fra queste due schiare strategico per la Val di Fassa, perché non solo permette agli ospiti di Pozza, quando diciamo Doleda, tanto per Funifor. La Funifor, esatto, Alba Col dei Rossi, permette non soltanto di avere un nuovo accesso a Sella Ronda dal centro valle, ma è l'apertura, diciamo lo sbocco per gli ospiti della Sella Ronda, quindi delle altre vallate, verso gli investimenti che sono stati fatti negli anni precedenti per la realizzazione di nuove piste nere, nuova sciabilità nel centrovalle. Quindi mi riferisco alla pista Töni della Schiare a Catinaccio, mi riferisco alla pista Vulcano di Pozza del Buffaure e alla rinnovata Ciampace ad Alba di Canazei. Per quanto riguarda lo ski pass, ritorno per un secondo, vabbè, siete all'interno evidentemente del Super Ski Dolomiti, poi ci ritorniamo fra l'altro per un momento, però poi c'è il prodotto locale, sì, dal punto di vista di andare a sciare, ma c'è anche una collaborazione di ski pass fra... Sì, da un paio di anni sono allo studio delle tipologie nuove, 5-6 giorni, il Silver, così si chiama, va a, esatto, sostituire quello che l'anno scorso era l'XL, appunto. È uno ski pass che permette di sciare nella zona del comprensorio sciistico Val di Fassa Carezza, Alpelusia San Pellegrino, San Martino di Castrozza e Fiemme Oberegen. Sostanzialmente è una tessera che dà libero accesso a tutte le Dolomiti trentine del super ski. Andrea, sotto questo profilo mi pare, no? Si fa un passo sempre in più verso anche l'aspettativa un po' articolata, insomma, da parte del turista. Sì, sicuramente, poi come diceva Lisa, è veramente un salto in avanti per quel che riguarda l'offerta turistica a Val di Fassa, riqualificare il nostro prodotto neve e soprattutto andare a collegare i paesi, no? La campagna di comunicazione di quest'anno della nostra azienda dice la Val di Fassa è diventata più grande, no? Più grande perché si è riusciti a dare questa nuova possibilità di visitazione. Lo sciatore ormai cerca i collegamenti, cerca più che, come dire, la completezza del gesto tecnico o sportivo, cerca proprio questo approccio di godere dei paesaggi, dell'ambiente e di poter visitare chilometri e chilometri di piste. Su questo io direi le Dolomiti, con l'organizzazione Dolomiti Super Ski, credo che siamo all'avanguardia, riusciamo a competere con le principali destinazioni europee. Perciò credo che anche per il Trentino turistico avere un angolo di Trentino connesso a questa straordinaria offerta di sci, di impianti a fune, perché dopo gli impianti a fune probabilmente dobbiamo anche ripensarli
in una prospettiva estiva, no? Anche legata alla mobilità, alla possibilità di godere delle Dolomiti attraverso questo tipo di trasporti, no? Perciò più si riesce a mettere in relazione i paesi, i luoghi dove ospitiamo le persone e la montagna attraverso impianti a fune, e più andiamo nella giusta direzione anche di una sostenibilità del turismo nelle Dolomiti. Lasciamo da parte, se si può, così posso dire, il capitolo investimenti, no? Impianti, al quale io mi permetterei sempre aggiungere che bisogna tenere conto di quello che è stato l'investimento per la produzione della neve artificiale, perché se siamo qui a parlare di stagione turistica invernale, voi che siete in prima linea, in prima fila, lo si può fare perché c'è stata la garanzia, lo dico, della neve artificiale, lo dico a Giuseppe, Elisa e Andrea, perché io spero che un po' alla volta anche qualche ultimo residuo, insomma, che continua magari ogni tanto a sollevare una qualche polemica che obiettivamente non ha né capo né coda, insomma, no? Perché credo che le cose, come si può dimostrare, sono fatte con grande equilibrio, certamente si devono realizzare sempre con grande equilibrio i bacini a monte di accumulo anche dell'acqua, però viene fatto, torno a dire, tutto con grande rispetto anche dal punto di vista dell'ambiente, però se non ci fosse stata la neve artificiale e questi sforzi non saremmo nemmeno qui a parlare di stagione turistica. Chiusa la parentesi. Rispetto quindi all'investimento di qualità fondamentale per quanto riguarda le piste, attraverso anche la qualificazione degli impianti, ritorno per un secondo per domandarvi anche con la vostra sensibilità, voi che siete effettivamente operatori d'azione, insomma, in prima fila, e parlavamo prima di come sta cambiando anche il prodotto neve, insomma, no? E gente che viene, desidera venire in vacanza d'inverno, magari neanche per sciare, però per vivere le nostre località. Ecco, volevo un po' sentire, poco fa tu Andrea hai toccato un argomento che credo fra l'altro non solo qui, ma per queste due valli è fondamentale. Parlo di quello della mobilità, la vivibilità delle nostre località, io credo che è essenziale. Volevo solo chiedervi dove mettereste, puntereste, insomma, l'occhio di attenzione rispetto, oddio, le cose sono tante, anche i mercati, insomma, no? Ma dove mettereste una qualche occhio di attenzione guardando in futuro rispetto alla stagione turistica invernale? Mobilità, l'attrattività, io voglio chiedervi, delle località, e qui gioca, scusate se mi dilungo, ma voglio sentire se condividete, gioca un ruolo di operatori anche, no? Perché qui non è solo gli impiantisti, insomma. No, io direi per competere abbiamo necessità di un sistema turistico locale completo. Sicuramente sull'inverno il fatto di riuscire a preparare le piste, il fatto di avere questi impianti così moderni, così innovativi, sicuramente dà un grande vantaggio nella competizione turistica. Però dobbiamo guardare chiaramente anche agli altri mondi, no? Alle persone che scelgono la montagna, le Dolomiti come luogo di vacanza legato al relax, al benessere. Perciò bisogna competere anche nei servizi, bisogna migliorare anche l'offerta che non è legata soltanto allo sci, ma penso ad esempio, ci troviamo qui in un rifugio, alla gastronomia in quota, no? Che è molto, come dire, che è un argomento importantissimo per quel che riguarda la competizione fra i territori. Però penso anche agli investimenti che sono stati fatti recentemente negli impianti wellness, no? Il grande centro a Canazzei Dola Ondes, tutti gli investimenti che hanno realizzato gli operatori nelle proprie strutture ricettive. Perciò sicuramente la partita si gioca su tantissimi fattori, e non ultimo anche nella consapevolezza da parte degli operatori di una necessità di migliorarsi, no? Nell'umiltà di dire siamo in competizione, nella competizione bisogna crescere nelle conoscenze, nelle competenze, perciò se passa questo messaggio di dire siamo in una corsa e in quel percorrere abbiamo necessità dal direttore della PT fino a chi, come dire, opera allo ski lift, no? Dobbiamo sicuramente migliorarci. Un grande tema sicuramente la mobilità, perché mobilità vuol dire preservare qualità di vita
nei paesi, sul fondovalle, vuol dire avere immagini, vuol dire ricercare comunque una forma che in qualche maniera qualifica la destinazione e, come dire, crea delle destinazioni alternative rispetto allo stile di vita che le persone lasciano diciamo nella quotidianità delle grandi città. E che penso il turista, lo vedete anche voi, apprezza. Giuseppe, la tua opinione dove... Ma io prendo spunto dal discorso che tu hai fatto in merito alla mobilità. Devo dire che noi come società Alpe di Lusia stiamo anche studiando un collegamento da Moena centro direttamente all'Alpe di Lusia Valbona, e questo è un impianto proprio di mobilità alternativa, no? Quindi andremo a togliere parecchio traffico che va verso la strada del Passo dal paese di Moena, dalla bassa Val di Fassa, e verrebbe realizzato questo nuovo impianto che collega direttamente il paese di Moena con l'Alpe di Lusia. Questa è una cosa, un investimento molto importante. Quindi evitando di salire tutta la strada. Esatto, per arrivare fino ai Ronchi, quindi già dal parcheggio di Novalgia si potrà salire. Questo progetto è già in fase avanzata, abbiamo già avuto l'assenso da parte della politica provinciale e degli organi provinciali, per cui è un impianto che potrà venire realizzato entro breve tempo. Siamo ancora in fase di raccogliere alcune risorse finanziarie che devono essere raccolte tra gli operatori anche turistici della Bassa Val di Fassa, però contiamo che entro un anno e mezzo possa essere realizzato questo nuovo investimento. Interessante. E confermate insomma che questo della mobilità, no? Quindi, sia un tema sempre di più da mettere nel mirino sostanzialmente, cioè, del futuro. Infatti la gente quando arriva lascia la macchina in albergo, quindi poter sciare subito, prendere gli sci, salire sull'impianto e accedere alla zona sciistica. Questo è molto importante e questo dobbiamo arrivare in tutti i consorzi, in tutte le nostre zone, in tutti i paesi, avere questo tipo di servizio, perché questo oramai è quello che chiede il cliente. Sì, ma anche quando si parla, per parlarci chiaro, poi vengo con Elisa, l'aveva sollevato in una qualche della nostra trasmissione, qualche presidente, vostro amico insomma di impianti, ma non solo lui, insomma, è un tema che è venuto avanti in Fiemme Fassa, che è quello di vedere, no, se si potesse realizzare una mobilità alternativa alla gomma su rotaia. Io credo che non sono ormai progetti fantascientifici, ma sono progetti sui quali, se noi guardiamo anche all'arco alpino, voi che viaggiate per esperienze come ho ricordato che siete tornati da questo tour, credo che siano obiettivi, no? Se andiamo a vedere la Svizzera, se andiamo a vedere in Austria, che si sono opposti. Elisa, c'è una grande consapevolezza maturata nel tempo ovviamente da parte delle società impianti su quello che è il contesto in cui si opera, no? E questo ovviamente per un discorso di rispetto dell'ambiente. Ricordiamoci che poi noi qua in Val di Fassa abbiamo anche avuto il riconoscimento di UNESCO per alcune catene montuose, quindi c'è una forte consapevolezza che questo costituisca un valore, un ambiente che va consegnato alle generazioni future, per cui va garantito e va rispettato. E se non che il benessere, lo diceva prima Andrea, che è a capo della nostra APT, a cui peraltro va APT, a cui va anche reso il merito di aver intravisto questo concetto a livello di comunicazione prima nel tempo, no? Parlava appunto della campagna di comunicazione che è stata portata avanti qualche anno fa col discorso dell'aria buona, della neve buona, proprio dell'ambiente pulito, dell'ambiente sano. E a tutti gli effetti all'interno delle società impianti c'è una grande consapevolezza in questo senso, che
va proposta una vivibilità, una sciabilità sempre assolutamente più in linea con l'ambiente e con la natura che ci circonda. Senti Elisa, sei tornata e siete tornati da questi 4 giorni col Super Ski Dolomiti, no? Sì. Che fate ogni anno per andare a visitare, vedere, studiare quello che evolve, merita, perché bisogna capire, insomma. Però volevo fare una battuta, insomma, voi siete all'interno, abbiamo parlato evidentemente di consorzi, di quello che rappresentate, vabbè, Andrea è a capo ovviamente della PT della Valle, siete dentro questo Super Ski. Sì. Volevo sentire una battuta, no? Perché obiettivamente, vabbè, mica che tutto magari vada bene, insomma, però mi pare che rappresenti, no? Cosa, una locomotiva, parlo dal punto di vista a proposito di comunicazione sui mercati. Sì. È così. Questo è un... Collaborate, com'è? Questo è un argomento che Giuseppe può senz'altro spiegare con più argomenti di me, essendo all'interno di questa organizzazione importante da molti più anni. Per quello che riguarda la mia esperienza, il Super Ski è un'organizzazione importante che segna la rotta per i nostri consorzi e in termini di comunicazione, ma anche attraverso questi viaggi studio porta a riflettere le società, i consigli di amministrazione, gli amministratori su dove sta andando il prodotto neve e quali sono le possibilità di sviluppo, non solo relativamente allo sviluppo della sciabilità, gli impianti di innevamento o impianti a fune, ma proprio a 360 gradi in un senso più turistico. Giuseppe. No, il Super Ski è indubbiamente un'organizzazione importantissima, non saremmo a questo punto se i nostri consorzi non facessero parte di questa organizzazione che, ricordiamo, è la più grande organizzazione del mondo di impianti a fune e di società che si sono messe insieme. Dal punto di vista, anche dal punto di vista del marketing, il Super Ski fa un lavoro enorme perché investe quasi 3 milioni di euro, no? Sul mercato italiano, ma soprattutto sul mercato straniero, e questo aiuta molto tutti i consorzi, aiuta tutti noi a tenerci sempre ad un certo livello con farci conoscere dalla clientela, in pratica. Questo è fondamentale, no? Riusciamo comunque ad avere le sinergie di tutti i consorzi, di tutte le valli che sono diverse e con caratteristiche anche diverse in un'unica organizzazione, e questo dà una qualità e una diversità di prodotto che è introvabile. Sì, sì. No? Quindi, fa da traino sul mercato mondiale, perché esatto. Ovviamente Dolomiti, esatto. Diciamo come brand, insomma, no? E sottostante sta anche una sollecitazione, una spinta, un confronto a imitarsi, insomma, se posso così dire, insomma, dal punto di vista della qualità degli investimenti. Andrea, volevo sentire anche te, dopo ci avviamo rapidamente verso la fine. Volevo una battuta a proposito di mobilità e di servizi, no, che si offrono al nostro turista, una battuta sulla guest card, esperienza com'è? Ma noi abbiamo una card ancora interna a Val di Fassa, che in pratica... Che contiene anche impianti. Che contiene impianti, no? Una card estiva, dove come dire, l'intuizione è stata quella di integrare gli impianti funiviari, cioè questo piacere di andare in quota, no? Che fino a 10-15 anni fa aveva grandissimi margini ancora sull'estate, no? Perché chiaramente non vi era un'offerta complessiva, no? Uno ski pass estivo, ma vi era la vendita delle singole società di biglietti, no? Perciò il passaggio a un'offerta ski pass, no? Panorama pass estivo integrato con la mobilità pubblica di Fondovalle ha creato un prodotto che sicuramente è stato riconosciuto dalla nostra clientela e che ha ancora grandi margini di miglioramento. Possiamo aggiungere altri servizi, possiamo veramente pensare che attraverso la card andiamo a riassumere tutti i servizi che possono, è apprezzata, come dire, è apprezzata, i numeri sono chiaramente in aumento. Devo dire che a Val di Fassa
ha dei balconi straordinari, no? C'è la possibilità di un lancio attraverso gli impianti a fune per escursioni, per passeggiate, per panoramiche, forse non ha, come dire, eguali anche nelle zone vicine, perciò sicuramente questo è soltanto uno strumento che valorizza un'offerta, un prodotto che è notevole, no? Che è comunque importantissimo. Volevo dire a proposito dei Dolomiti Superski, questo modello, che è il fatto di lavorare insieme sulle Dolomiti, è visto come esempio, no? Deve essere visto come esempio anche per delle politiche turistiche che non siano soltanto quelle legate all'offerta neve o all'offerta della giornata neve, no? Probabilmente in una prospettiva di una destinazione Dolomiti annua, no? Che non soltanto è legata allo sci, probabilmente questo modello dove c'è un'organizzazione, dove gli attori territoriali si parlano, si confrontano e cercano delle soluzioni, cercano dei nuovi progetti, probabilmente dovremmo prenderla come riferimento anche come dire, per delle politiche turistiche legate all'estate o addirittura al fuori stagione, perché probabilmente abbiamo questo patrimonio comune, noi destinazioni turistiche che dobbiamo, come dire, migliorare, sviluppare, preservare tutti insieme. Sì, devo dire che io credo che va aggiunto, è stato un esempio che ha aiutato anche all'interno del Trentino a fare passi in avanti, come è accaduto e come potete testimoniare, nel mettere in pista sempre di più, usiamo proprio questo riferimento, un sistema, fare sistema, insomma, sostanzialmente. Io vi ringrazio molto, grazie ad Andrea Weiss, grazie a Giuseppe Zorzi e grazie a Elisa Maccagni. Grazie, vi aspettiamo ancora in Val di Fassa. Noi abbiamo trasmesso un'informazione, ma come dice Elisa, con le immagini anche esterne che vi trasmettiamo, perché no, noi speriamo anche di trasmettere un po' di sollecitazione, suggestione verso i nostri concittadini, chi ama andare a sciare, di venire a farsi ancora qualche giornata, e qualche ora sulle piste, e anche a coloro che attraverso la rete, come si usa dire, vedono la nostra trasmissione anche fuori dai nostri confini, per invitarli, quindi dargli suggestioni per invitarli a venire nel Trentino. Io vi ringrazio, vi chiedo ancora di rimanere sintonizzati con noi, perché mandiamo in onda una intervista che è stata fatta dalla nostra giornalista Francesca Quattromanni di Trentino TV e che riguarda un appuntamento che si svolgerà a fine mese. A fine mese avremo il 31, se non vado errato, la Marcia Longa. La Marcia Longa di Fieme Fassa. Ormai conosciuta, di Fieme Fassa. E il giorno prima, il giorno 30, a Pinzolo Madonna di Campiglio ci sarà questa prima edizione del Tour Vertical Up, che è questa gara un po' affascinante, un po' tanto affascinante, notturna, e quindi vi dirà di più questa intervista breve che mandiamo in onda a questo servizio, e con questo vi ringrazio e alla prossima. La Vertical Dos Trofeo Tony Masè, diventata internazionale, entra nel circuito Tour Vertical Up 2016, 4 località, 3 paesi, 3.500 metri di dislivello, 85% di pendenza massima. Il via a questa grandiosa manifestazione c'è stato a gennaio, il 9, a Interstoder, sulla pista di Coppa del Mondo Hans Trinkel, sul percorso 3.500 metri con una pendenza del 60 e sono stati superati 750 metri di dislivello. Ed ora non si scherza nemmeno in Trentino, il 30 gennaio, con la gara a Pinzolo Madonna di Campiglio sul tracciato della Toulotte Audi 4. Gli atleti dovranno percorrere 2.600 metri con una pendenza massima del 69% e 900 metri di dislivello. Abbiamo due categorie, chi fa la gara e percorrerà la pista Toulotte Audi 4 con partenza di qualità Toulotte e arrivo a Malgaciocca, e poi abbiamo un raduno più amatoriale per tutti con partenza appunto da Malgaciocca e arrivo al Dor de Sabion, che è la montagna di Pinzolo. Quanti sono gli iscritti e soprattutto chi sono, da dove vengono? Agli iscritti siamo entrati in questo circuito e abbiamo più di 100 iscritti che provengono da Austria e Germania, e contiamo di avere a Pinzolo sui 2000 partecipanti, 500 che faranno la gara sprint e quindi sfideranno la Toulotte Audi 4, questa pista
nel cuore delle Dolomiti di Brenta, una pista nera e tra le più belle dell'arco alpino. Conclusa questa tappa, il trasferimento in Austria sulla famosa pista Strive. Il 27 febbraio il moto nella cittadina sportiva Kitzbühel è Strive Vertical Up. Qui ai concorrenti spetta la pista più ripida, con una pendenza dell'85% nella parte della famigerata Mauschfalle. L'originale pista di discesa libera si misura sui 3.300 metri ed ha un dislivello di 860. Il finale in Svizzera, a Wengen, sulla pista di discesa libera Lauenborn, dove si terrà la premiazione finale del circuito. Questo passaggio a questo circuito internazionale, dove si possono trovare località estremamente famose come Wengen, Kitzbühel e Interstoder, necessita di un supporto ulteriore, perché bisogna cambiare marcia e migliorare dove è possibile. E quindi noi siamo determinati nel supportare in tutto e per tutto questa manifestazione, perché ha anche un grande ritorno da un punto di vista di immagine possiamo far conoscere veramente a tutto l'arco alpino tutte le nostre dotazioni, le nostre strutture e la bellezza del nostro territorio. Infatti non temiamo assolutamente il confronto con queste località, in quanto il duro lavoro di tante persone della nostra valle ha fatto sì che raggiungessimo un livello tecnico molto elevato. Questo programma è realizzato in collaborazione con... Agraria Riva del Garda. Un viaggio alla scoperta di sapori ed emozioni senza tempo. Vi aspettiamo nel nostro store rurale. 700 metri quadrati di eccellenze trentine proposte in una cornice esclusiva. I nostri sommelier consigliano i vini delle linee Apponale e le selezioni. Vieni ad assaporarli in un luogo magico dove l'alchimia dei sapori si mescola ad un'atmosfera che saprà conquistarti. Agraria Riva del Garda. Passione, qualità, territorio. I consorzi BIM del Trentino, vicini al territorio e alla gente. Dal 1 gennaio 2016 i costi per salvare una banca in crisi non ricadono più sui contribuenti, ma sugli azionisti e i risparmiatori della banca stessa. È il cosiddetto bail-in, che significa proprio salvataggio interno. Il meccanismo di salvataggio segue una gerarchia ben precisa. Chi ha scelto forme di investimento più rischiose sostiene le perdite prima degli altri. Si inizia dagli azionisti, ai quali la Banca d'Italia può ridurre o azzerare il valore delle azioni. Se non basta, vengono coinvolti i possessori di titoli subordinati, per arrivare poi a chi detiene obbligazioni della banca e successivamente ai depositanti. I depositi fino a 100.000 euro sono sempre garantiti. Diventa quindi importante valutare la solidità della banca. Come? Controllando un indicatore, il CET1 Ratio. Più alto è questo valore, più la banca è solida. Tieni presente che le norme europee prevedono un requisito minimo di capitale complessivo del 10,5%.
il sistema delle casse rurali trentine ha un CET1 ratio del 15,5%, mentre il sistema bancario italiano è all'11,8%. Per saperne di più, visita il sito www.bancaditalia.it. Müller di Cavit. La qualità ha un colore inconfondibile. Sant'Orsola. Frutta bella da vedere, buona da mangiare. La differenza Sant'Orsola si vede e si sente. Sant'Orsola, piccoli produttori, grandi sapori. Per il loro lavoro non dormono la notte. Sulla qualità non chiudono mai un occhio. E sulla convenienza poi sono i più svegli. Sono i soci Conad. E dove c'è un Conad, c'è gente così. Dite che abbiamo esagerato? Forse, ma non più di tanto. Conad, persone oltre le cose. La nostra idea di energia è la stessa che hai in mente tu. 30. Energia senza sorprese. Sono pochi i momenti in cui è meglio essere soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri, più preparati o per gioire di più. La felicità è reale solo quando è condivisa. Insieme, insieme. Goccia di grappa Marzadro, i sapori e i profumi del Trentino. Ci sono fatti che raccontano il nostro contributo allo sviluppo della nostra terra. Ci sono segni che raccontano la nostra voglia di innovare con idee nuove per sfidare il futuro. Ci sono segni che raccontano la voglia di crescere delle imprese e il nostro impegno concreto per sostenerle. Mediocredito, da oltre 50 anni, promotori di sviluppo. Riva del Garda Fiere Congressi. Congressi, eventi, fiere, a carattere nazionale ed internazionale. Uno spazio di condivisione e confronto tutto da scoprire. www.rivadelgardafierecongressi.it. Sciare in libertà nelle località più belle del Trentino? Skirama Dolomiti ad Amello Brenta ti offre la possibilità di scegliere tra 380 km di piste sempre innevate, servite da 150 impianti di risalita in 8 diverse stazioni sciistiche. Immergiti nella straordinaria atmosfera delle Dolomiti del Brenta e regalati la magia di sciare in alta quota fino a primavera inoltrata. Skirama Dolomiti ad Amello Brenta, la dolce vita sulla neve.